Iniziamo il riscaldamento con dei passi laterali alternati. Ci fermiamo. Effettuiamo delle spinte sopra e sotto, cercando di mantenere bene glutei e addome attivi senza andare a inarcare eccessivamente la schiena. A questo punto facciamo delle circonduzioni molto ampie del nostro bacino. Cerchiamo di toccare bene tutti i punti, avanti, lato, dietro. E adesso cambiamo giro. Stessa cosa dall'altra parte. Ok, a questo punto portiamo le ginocchia verso il petto. Mi raccomando, non avvicinare il petto alle ginocchia, ma sono le ginocchia che salgono. Cerca di mantenere il mio ritmo e ripartiamo da capo. Effettuiamo dei passi laterali, destra e sinistra. Spinte sopra e sotto. Ora mettiamo le mani sui fianchi perché inizieremo a fare le circonduzioni. Cambia lato. E ginocchia verso il petto. Tirale su più che puoi, tieni un bel ritmo. Adesso andiamo a toccare terra e poi spingere verso l'alto sollevando i nostri talloni. Scendendo dobbiamo mantenere le gambe tese. Nel momento in cui non riesco a arrivare a toccare terra e le mie gambe per farlo si devono piegare, mi fermo molto prima. L'importante è scendere e poi risalire, punte bene a terra e talloni che si sollevano. Ci posizioniamo a terra, andiamo in quadrupedia e solleviamo braccio e gamba opposta. Cerca di mantenere la posizione un paio di secondi. La gamba è esattamente in linea con l'anca e il braccio in linea con la tua spalla. Ogni volta che stendi, attiva bene l'addome. A questo punto ci solleviamo lentamente, facciamo una corsetta sul posto, così andiamo a alzare un pochino il battito cardiaco, controlla la respirazione, respira bene dentro e fuori l'aria, rallentiamo facendo una marcia, facciamo un bel respiro, dentro l'aria, fuori, dentro l'aria, fuori, ancora. Non ti resta che iniziare il tuo workout.